pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. E anche queste elezioni amministrative sono andate. A Brescia ha vinto saldamente il centrosinistra, che governava già la città e che elegge per la prima volta una sindaca, Laura Castelletti. Ad Ancona ci sarà il ballottaggio fra il centrosinistra e il centrodestra, così come a Vicenza. A Terni il ballottaggio è fra il destra-centro e il centrodestra e il PD è fuori. E fin qui tutto bene, diciamo, ma le elezioni comunali più interessanti, signori miei, non scherziamo, erano quelle di Siena, Pisa e Massa. Non lo dico per questioni di campanilismo toscano, ma perché dietro queste elezioni c'era e c'è una storia politica, e le storie politiche, quando si verificano, vanno apprezzate e studiate. Nel 2018, quando soffiava forte il vento del salvinismo, il centrodestra toscano riuscì a strappare Siena, Pisa e Massa al centro-sinistra. Erano altri tempi. Pare che sia passato un secolo. Si diceva che avrebbe governato qualche decennio Matteo Salvini, e invece il leader della Lega ancora non riesce a togliersi di dosso il fardello dell'estate 2019, quella del Papete Beach. 5 anni dopo è un altro mondo. Ora si dice che Giorgia Meloni governerà decenni, ma in Italia le leadership si consumano rapidamente. Intanto vediamo che cosa è successo a queste elezioni amministrative. A Massa, dove il destra-centro ha deciso di farsi del male da solo e si è presentato diviso, ci sarà il ballottaggio. Il sindaco uscente, di indicazione leghista, Francesco Persiani, è stato sfiduciato anche con i voti di Fratelli d'Italia nei mesi scorsi. Persiani si è dunque ripresentato a queste elezioni senza il sostegno dei meloniani, che hanno appoggiato Marco Guidi, e adesso va al secondo turno in vantaggio. A sfidarlo sarà il candidato di centrosinistra, Romolo Enzo Ricci, mentre il candidato di destra, Marco Guidi, espressione di Fratelli d'Italia, è arrivato terzo. A Siena, i partiti della coalizione che attualmente governa la città avevano prima deciso di sostenere il civico Emanuele Montomoli e poi di ritirarsi, cambiando in corsa e convergendo tutto su Nicoletta Fabio. Ballottaggio assicurato anche qui fra Fabio e la candidata del PD Anna Ferretti, che a Siena ha già fatto l'assessore in passato. La città più tranquilla, sulla carta almeno, diciamo, era Pisa, dove il candidato è il sindaco uscente e almeno su di lui non ci sono state spaccature nel destra-centro. Stavolta però Michele Conti, a differenza del 2018, non è riuscito a vincere al primo turno e sarà costretto ad andare al ballottaggio, seppur per poco. La vittoria della Lega nel 2018 fu fragorosa per numeri e per risultato politico. 5 anni prima i leghisti nemmeno esistevano a Pisa. Alle elezioni del 2013 avevano ottenuto 125 preferenze in tutta la città, lo 0,35%. Dopo un lustro i voti a Salvini erano diventati 9.784, cioè il 24,71%. A questo giro i rapporti di forza dentro la coalizione di destra-centro si sono ribaltati. Il primo partito è Fratelli d'Italia, seguito dalla lista civica Michele Conti, che l'altra volta non c'era. E il centro-sinistra? Il PD sleniano, che per l'occasione si è alleato con il Movimento 5 Stelle, a Pisa ci tiene e ci teneva assai. La rimonta non c'è stata per ora, ma c'è comunque un secondo turno da affrontare. Tuttavia, ho come l'impressione che l'effetto Schlein sia ancora un po' lontano.